Ben ritrovati, nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura parliamo di cronaca e torniamo su quel incidente accaduto l'altro giorno lungo la A28 nel territorio comunale di Porcia, nel quale purtroppo è deceduto un uomo che era appena stato dimesso, quell'anziano, era stato dimesso da poco dal CRO di Aviano, poi deceduto in quel terribile schianto in cui l'auto su cui appunto era come passeggero, guidata dalla figlia, poi è impattata contro un mezzo pesante, pare per un tamponamento. Da lì sono scattate le indagini, ora sono indagati per quel decesso la figlia e gli altri due conducenti dei veicoli coinvolti. Sentiamo allora il servizio di apertura del nostro telegiornale. È stata indagata con l'ipotesi di reato di omicidio stradale Beatrice Barbolan, 54 anni, figlia di Nicolino, l'86enne pensionato carnico originario di Forni Avoltri, residente a Casier, morto lunedì mattina nell'incidente sulla A28 tra Sacile e Fontana Fredda. Oltre alla 54enne, il PM Marco Fayon ha indagato anche la 21enne statunitense Chloe Anna Spates, in servizio alla base USAF di Aviano, e Matteo Nones, autotrasportatore 43enne, residente a Pravisdomini. Il magistrato friulano ha posto sotto sequestro le due auto e il camion coinvolti nella carambola risultata fatale a Barbolan, che era appena stato dimesso dal CRO di Aviano e faceva rientro a casa. Nel tentativo di chiarire la dinamica sono stati acquisiti anche i filmati di un impianto di videosorveglianza di autovie. Secondo la prima ricostruzione della polizia stradale, la Golf Serie 6 condotta da Beatrice Barbolan, impegnata nella manovra di sorpasso del camion guidato da Nones, sarebbe stata tamponata dalla Kia Optima dell'americana. Dopo aver urtato prima il mezzo pesante e poi il guardrail, la Golf si è ribaltata più volte. L'86enne è deceduto poco dopo, mentre la figlia è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Treviso, dove si trova ricoverata con politraumi e fratture giudicate guaribili in 30 giorni. Sulla salma di Barbolan, il PM ha disposto accertamenti medico-legali, che si limiteranno all'esame esterno della salma. L'anziano era appena stato dimesso dal CRO di Aviano, stava tornando a casa insieme alla figlia che vive in Lombardia. Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato la Golf ribaltata e al suo rientro padre e figlia bloccati dalle cinture di sicurezza. Per estrarli da ciò che rimaneva dell'abitacolo sono servite le pinze aerodinamiche. Nicolino Barbolan, che era seduto al fianco della figlia sul sedile anteriore del passeggero, era apparso subito in condizioni gravissime. Respirava a fatica e non rispondeva ad alcun stimolo. Per oltre mezz'ora sull'86enne sono state praticate le manovre di rianimazione. Poi il cuore ha smesso di battere. L'uomo risiedeva al civico numero 7 di Via Verdi a Casier. La famiglia attende ora il nulla osta dalla procura di Pordenone per fissare la data del funerale. Cambiamo pagina, andiamo a Sesto al Regna. È qui che arriva, nella destra Tagliamento, la nuova sede amministrativa di LTA, l'azienda che si occupa del servizio idrico integrato tra appunto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il presidente, dottor Vignaduzzo, ha ribadito l'importanza di questa sede strategica lungo la A28, due passi dalla A28, un investimento per LTA di 4 milioni e mezzo di euro. Ma sentiamo l'intervista al presidente Vignaduzzo. L'anno 2020 si apre per Livenza Tagliamento Acque con una novità importante, il cambio della sede amministrativa. LTA oggi gestisce il servizio idrico integrato in 30 comuni della provincia di Pordenone e in 12 comuni della zona del Portoguarese. Serve oltre 290.000 abitanti, oltre 6 milioni di turisti nelle zone balneari di Bibione. Presidente, dove è stata individuata la nuova sede e quali criteri sono stati utilizzati per scegliere l'ubicazione della stessa? La nuova sede amministrativa si colloca lungo l'asse autostradale A28 tra Portoguaro e Conegliano, presso l'uscita di Villotta di Chions, ed è sita nel comune di Sesto al Regna. Si tratta di un edificio già esistente, già funzionante e già allestito. Il costo complessivo è stato di 4,5 milioni di euro. Siamo arrivati a questa scelta attraverso un procedimento complesso che ha previsto in una prima fase una ricerca di mercato e in una seconda fase una vera e propria gara di evidenza pubblica. Ci può raccontare quali sono le motivazioni che hanno portato all'acquisto dei nuovi uffici?
LTA oggi è la seconda società in-house del servizio idrico integrato in Regione Friuli Venezia Giulia. Negli ultimi anni sono state compiute notevoli evoluzioni, la società è cresciuta, si è ampliata. Oggi c'è la necessità di riorganizzare gli spazi e gli uffici per poter lavorare in modo ottimale e per poter affrontare i progetti futuri. L'Assemblea dei Soci ha colto questa esigenza e ha dato mandato pieno alla società per poter identificare nel territorio una nuova sede amministrativa e procedere all'acquisto. Può raccontarci anche quale sarà la nuova organizzazione sul territorio? Presso la nuova struttura troveranno collocazione gli uffici amministrativi, gli uffici commerciali e l'intera area tecnica. Verranno mantenuti gli sportelli agli utenti che si trovano presso il comune di Brugnera e presso il comune di Fossalta di Portogruaro. L'area operativa rimane nel comune di Annone Veneto, nella sede storica. La sede legale rimarrà presso il comune di Portogruaro. È stata fatta una scelta importante che sottolinea il radicamento della società nell'intero territorio servito. E ora a Gorizia, dove si è svolta la giornata della memoria del sacrificio alpino, un corpo, quello degli alpini, molto amato in Friuli Venezia Giulia, da qui appunto anche la scelta di ricordarli con questa giornata della memoria. Assessore Roberti, un importante evento a Gorizia per celebrare la giornata nazionale della memoria del sacrificio alpino. Sì, questa è la prima giornata istituzionalizzata della memoria del sacrificio alpino, quindi la prima ricorrenza importante che cade nel 77° anniversario della battaglia di Nikolajewska. Questo doppio appuntamento viene celebrato dalla sezione ANA dell'Associazione Nazionale degli Alpini della sezione di Gorizia, e la regione del Friuli Venezia Giulia non poteva che esserci per una sorta di riconoscenza che è dovuta agli alpini del passato e di oggi, per quanto sono stati attaccati alle istituzioni, sono stati staccati al senso di amor patrio e uno spirito di servizio che ancora oggi c'è e si articola in mille iniziative che ogni giorno vengono portate avanti, da iniziative culturali come questa dove si racconta una battaglia passata e si ricordano le gesta di chi ha dato la propria vita per il proprio paese, per la propria patria, alla quotidianità quando gli alpini sono appunto impegnati in mille azioni diverse a partire da quelle con la protezione civile che tanto ci servono e danno ogni sorta di supporto alle popolazioni colpite magari dal maltempo o da qualsiasi tipo di calamità. Quindi la regione ci sarà sempre perché semplicemente gli alpini ci saranno sempre con noi e noi non possiamo che essere loro vicini e grati. Torniamo alla destra tagliamento a Pordenone, il sindaco Alessandro Ciriani ha parlato del nuovo contratto che è stato firmato dall'amministrazione comunale con un'azienda proprio per l'efficientamento energetico, di fatto un'opportunità di risparmiare e di contribuire all'ambiente, contribuire per mantenere sano il nostro ambiente. Ma ci spiega tutto lo stesso sindaco Ciriani. Oggi insieme all'assessore Mirante abbiamo sottoscritto un contratto con il nuovo gestore che erogherà energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento al comune. Se pensate che il comune ha 88 edifici tra la sede municipale, le sedi dei servizi sociali, gli asili, scuole elementari, scuole medie, sedi associative, impianti sportivi, potete immaginare che l'entità del contratto è un'entità particolarmente ingente, si parla di tanti milioni di euro. Bene, cosa cambia rispetto al passato? Cambia che chi ha vinto la gara, che è un grosso player dell'energia, si impegna a investire per noi 6 milioni di euro in efficientamento energetico. Significa che farà delle opere in edifici, in strutture già definite, per fare efficientamento energetico. Cappotti, isolamenti, luci a LED, sensori per i quali la luce si accende e si spegne esclusivamente se c'è qualcuno dentro l'edificio o in quella stanza, pompe di calore per poter gestire autonomamente il riscaldamento. Bene, l'hanno fatto perché sono dei filantropi? No, evidentemente se un edificio è efficientato anche il gestore dovrà erogare meno elettricità o dovrà erogare meno riscaldamento e quindi avrà un guadagno. È un contratto dove tutti vincono, vince il comune in termini economici e vince il gestore perché si accapara un contratto particolarmente fruttuoso e dall'altra parte appunto efficientando neanche lui tutto sommato indirettamente un guadagno. Tutto qui, beh, non è poco, è una buona notizia per i cittadini, ma è una buona notizia anche per l'ambiente. Perché l'efficientamento energetico, quello che fa il gestore,
e quello che sta facendo il Comune in diversi edifici, consentirà una diminuzione dei consumi di energia elettrica e di energia termica, legato ovviamente anche al raffrescamento, intorno al 17%, che non è poco anche in termini economici, ma soprattutto avrà una ricaduta ambientale significativa, perché si risparmieranno circa 720 tonnellate di emissioni di CO2 e soprattutto ci sarà una diminuzione anche delle polveri sottili, che come voi sapete sono causate soprattutto dagli impianti di riscaldamento. Bene, io credo che questa notizia dimostri come si possa essere ambientalisti o comunque avere una sensibilità ecologica nei confronti della propria città, negli esiti più che nella filosofia, nelle azioni concrete più che nei proclami, e penso che questo, come dire, sia una notizia che merita di essere diffusa. Ciò ovviamente non farà abbassare i toni, non diminuirà le polemiche che sono state nel passato, ma a me questo poco interessa, perché c'è una stagione per le polemiche e c'è una stagione invece per il buon senso e per l'analisi della realtà. E il sindaco invece di Trieste, di Piazza, a proposito di illuminazione, di efficientamento energetico, ha illuminato il Porto Vecchio. Arriva infatti la nuova illuminazione. Sindaco, continua i lavori in Porto Vecchio, il primo lotto, oggi, questa sera, accese anche le luci. Beh, un segnale importante, centinaia di pali con questa illuminazione, centinaia di alberi, diventerà un bosco, piste ciclabili, veramente sarà una grande soddisfazione vivere questa parte della città. Oggi, grazie ai miei uffici e grazie a tutti quelli che hanno lavorato, abbiamo inaugurato questo primo lotto, che è significativo perché sapete che abbiamo ESO fa il 30 di giugno, per cui dobbiamo essere pronti. Abbiamo 6 mesi davanti scarsi, ma sono convinto che ce la faremo e presenteremo una città straordinaria. Stasera una grande soddisfazione, abbiamo dato l'apertura ai punti luce, c'è stato un punto luce all'interno del primo tratto del percorso che poi sarà pedonale, comunque ciclabile, del Porto Vecchio. Una prima tratto di illuminazione che ci riempie d'orgoglio come amministrazione comunale per il lavoro che stiamo svolgendo all'interno del Porto Vecchio. Allora, i nostri servizi, i nostri live li trovate come sempre sulla pagina Facebook di Media 24. Noi ci fermiamo adesso con questa edizione, torneremo come sempre con le altre. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi. A risentirci, alla prossima.